Mangiare è un atto politico. Possiamo Assolutamente. cambiare il mondo 3 volte al giorno. Lei ha vissuto a impatto zero. Io mi chiedo cosa possiamo fare noi concretamente. Lei è un esempio del fatto che qualcosa possiamo fare. Noi possiamo fare tutto perché ogni nostro acquisto, ogni nostro gesto è comunque un atto politico, perché ogni volta che noi entriamo in un supermercato a fare la spesa è come se entrassimo in un'urna elettorale, ogni volta che noi decidiamo di Scegliamo. compriamo, scegliamo esattamente. Se decidiamo di avere del parquet per le nostre case romane o milanesi che arriva dalla foresta amazzonica, quello è un atto politico. Quindi nel momento in cui noi decidiamo di diventare degli esseri umani con un passo lieve, non greve, perché abbiamo avuto un passo troppo greve sul Che è il mondo titolo negli ultimi del 60 libro, anni, con che peraltro passo è anche il lieve. titolo del libro, ma è proprio veramente uno dei miei motti, allora lì le cose cambiano. Cosa possiamo fare? Tantissimo. Innanzitutto, per esempio, abbassare di 3 gradi il termostato delle nostre case. Trovo che sia una follia avere delle case d'inverno dove puoi stare in maniche corte e d'estate dove ti devi tenere il maglioncino. Quindi basterebbe, e questo lo possiamo fare tutti, anche perché adesso abbiamo tutti dei termostati che ci permettono di abbassare la temperatura. Basterebbe mangiare rispettando la filiera, sai? Noi siamo una generazione che ormai non ha più idea della filiera, siamo degli intermediari assolutamente inconsapevoli. Quello che compriamo non sappiamo da dove arriva e poi non sappiamo neanche dove lo andiamo a gettare. Quando io sono andata a seguire il mio sacchetto della spazzatura è stato molto più interessante che andare in tour con gli U2 o con i Coldplay, perché poi quello è il mio mestiere principale, perché veramente ho capito che tipo di esseri umani siamo diventati. Siamo sempre più distratti, sempre più disattenti e questo si Scusi, ripercuote però io ho moltissimo in letto, ogni lei nostro ha acquisto. vissuto un anno a impatto zero. Che Ho significa? vissuto. Faccio l'esempio della giornata, Allora, con l'esempio un della bambino giornata. piccolo, tra Sì, l'altro, con mi mio piccolo e risulta. con un nonno. Mio padre aveva 79 anni, all'epoca mio figlio 3 anni e mezzo. No, siccome vedo Menzolini particolarmente Sì, interessato, sta prendi prendendo appunti istruzioni. con il taccuino. Io lo so che Menzolini vuole vivere in impatto zero. Allora, io nel 2009 sono stata nominata ambasciatrice per un nuovo protocollo sul clima dedicato ai giovani europei al COP15. E da lì al summit di Copenaghen sull'ambiente, mettiamola così. E da lì mi sono resa conto che c'era un gran parlare, ma pochissimi erano in grado di uscire dalla propria zona di comfort. Ora, il mio è stato proprio un Un esperimento radicale, esperimento. assolutamente, un esperimento anche radicale, perché volevo capire che tipo di consumatore io stessi diventando. Ma al di là di questa mia ricerca, ognuno di noi può fare dei gesti che erano quelli che ti anticipavo. Per me, vivere a impatto zero ha significato ad un certo punto vivere sotto l'egida delle 3 R di ridurre, riusare e riciclare, alle quali mio padre ha aggiunto la quarta R di riparare, perché è vero, noi siamo una generazione che non ripara Non più, ripariamo mentre una persona niente, di 80 anni giusto. sa bene che bisognava riparare. Ad un certo punto abbiamo staccato il contatore e quindi abbiamo vissuto senza riscaldamento, senza il frigorifero, mangiando soltanto un cibo stagionale e quindi non facendo arrivare l'ananas da Caracas Chiaro. piuttosto che, e che rispettasse una filiera, quindi a chilometro zero arrivava da un'azienda biodinamica a 80 km da Milano. E quindi fatto tutto questo tipo di scelta abbiamo appeso le chiavi della macchina al chiodo, usato soltanto mezzi a propulsione umana e allora ti rendi conto veramente lì non soltanto di quanto impatti molto meno, ma di quanto tempo c'è per Recuperi per l'ascolto te. e per diventare un essere umano prima di un Allora, io non... consumatore.